Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited. Tante notizie dal mondo delle Limited anche questa settimana. Cominciamo come al solito da Limited Run. Andiamo a vedere che cosa si potrà ordinare questo pomeriggio a partire dalle 16. Questa volta sono due sorprese, non le abbiamo dette, anzi una qualcosina l'abbiamo detta nella puntata delle uscite videoludiche. Comunque cominciamo dalla sorpresa più grande, un gioco per Nintendo Switch e PlayStation 4, si chiama Rise of the Triad Ludicrous Edition, un bellissimo gioco che arriva dal passato, è uno shooter in prima persona con uno stile grafico praticamente dello stesso tipo di Doom o di Duke Nukem 3D, abbastanza violento proprio come anche questi due giochi, molto frenetico. Io ai tempi lo giocai su PC, veramente molto divertente. Sono contento che hanno riportato anche questo, praticamente mi sa che mancava solo lui all'appello. E il gioco sarà disponibile nella versione fisica normale per Nintendo Switch e PlayStation 4 qui da Limited Run, oppure ragazzi sarà disponibile una bellissima 30th Anniversary Edition con una bella scatola di metallo stile Seconda Guerra Mondiale. È veramente un bellissimo pezzo da collezione, anche di questo vi lascio il link qui sotto per chi volesse ordinarlo da Limited Run. Il secondo gioco invece è un gioco per PlayStation 4 che è già uscito nella versione Nintendo Switch, ovvero Sam & Max Beyond Time and Space. Ne abbiamo proprio parlato nell'ultima puntata delle uscite videoludiche, che era disponibile la versione fisica per Nintendo Switch e adesso è disponibile anche quella per PlayStation 4. È una bellissima avventura con grafica poligonale, con protagonista un cane e un coniglio, veramente molto molto divertenti. Anche questo in realtà è un gioco che arriva dal passato ed è disponibile nella versione fisica per PlayStation 4 qui da Limited Run, e vi lascio il link per poterlo ordinare. Poi diamo uno sguardo al futuro, ma veramente futuro molto lontano, perché nel 2025 arriverà un bellissimo gioco per Super Nintendo, ovvero Doom. Però una versione migliorata parecchio rispetto alla versione Doom uscita su Super Nintendo. Infatti qua avremo molte cose in più, ad esempio si potranno creare i livelli, si potranno mettere le musiche che si vogliono, ci saranno tutte le espansioni, insomma una versione super completa di Doom in arrivo su Super Nintendo nel 2025. Non sarà disponibile solo la versione normale, attenzione, versione USA, quindi con le cartucce quadrate, ma sarà disponibile anche una bellissima Collector Edition che rispetto alla versione normale ha la cartuccia con il sangue disegnato di sopra e alcuni contenuti in più, insomma veramente bellissimi pezzi. Tra l'altro la Collector sarà disponibile solo in 666 copie giustamente, e poi quando apriranno i preordini vi avviserò qui sul TG Games Limited. Passiamo a Super Rare Games, che ci porta un nuovo gioco per Nintendo Switch. Si chiama Lil Guardsman ed è una particolare avventura con grafica tutta disegnata a mano, dove voi siete praticamente quello che vende i biglietti, anzi quella, perché la protagonista è una ragazza, che vende i biglietti dell'ingresso di un castello, solo che in questo castello succedono cose strane e lei dovrà indagare su quello che succede. Tantissimi minigame puzzle da risolvere all'interno di questo gioco. Il gioco è disponibile in versione fisica per Nintendo Switch qui da Super Rare Games, tra l'altro è il secondo gioco del triple pack, è ancora disponibile anche il triple pack e vi lascio il link per poterlo ordinare. Poi passiamo a Red Dirt Games, che ci annuncia che hanno ripristinato il sito, quindi in un mesetto, anzi anche meno, sono riusciti a ripristinare il sito, e per festeggiare ci portano dei nuovi giochi. Il primo gioco è un gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5, si chiama Scout Fold Into the Fray ed è un bellissimo shooter con visuale dall'alto a volo di uccello, con una grafica stile vecchia scuola, molto pixellosa, in cui dovrete uccidere vari mostri utilizzando i vostri superpoteri, una specie di shooter all'interno di dungeon, veramente un bel gioco molto frenetico. E il gioco sarà disponibile sia nella versione normale per PlayStation 4 e PlayStation 5, ma soprattutto nella Deluxe Edition, che costa come la versione normale, ma alcuni contenuti in più, anche se sono disponibili poche copie, quindi chi vuole la Deluxe si deve affrettare, vi lascio sotto il link per poterlo ordinare.
Il secondo gioco invece è un gioco per PlayStation 5 e anche questo che arriva da molto lontano dal passato, si chiama Sunsoft is Back Retro Game Selection ed è una compilation che contiene all'interno tre vecchi giochi di Sunsoft usciti su vari sistemi. Il primo si chiama The Wing of Madula ed è un bellissimo platform con protagonista una guerriera con la sua spada. Mi pare che uscì anche la versione arcade di questo gioco. Il secondo ha un titolo lunghissimo, si chiama Firework Thrower Kantaros 53 Stations of the Tokaido, un altro platform molto bello ambientato nel passato con una specie di samurai protagonista, anche questo gioco molto carino. E l'ultimo si chiama Ripple Island, invece è una avventura grafica di quelle vecchia scuola, tipo quelle che uscivano sul Nintendo NES. Tutti e tre hanno quindi uno stile 8-bit e tutti e tre li troviamo all'interno di questa compilation che sarà disponibile anche questa sia nella versione normale che nella Deluxe Edition con alcuni contenuti in più. E poi passiamo a PlayAsia perché chi vuole la versione giapponese di questo gioco lo trova in versione giapponese o asiatica qui da PlayAsia e soprattutto trova la bellissima Limited Edition sempre per Nintendo Switch con molti contenuti all'interno, anche questa disponibile da PlayAsia, questa solo in versione giapponese, vi lascio il link per poterla ordinare. Poi passiamo a Premium Edition che dopo settimana scorsa averci portato un gioco, questa settimana ce ne porta addirittura due. Il primo è un gioco per Nintendo Switch che si chiama Curse Crackers. Si tratta di un platform con uno stile grafico tipo 8-bit, almeno per quanto riguarda il numero di colori e le musiche, ma le animazioni sembrano più da gioco a 16-bit. Comunque, gioco interessante, disponibile da Premium Edition sia nella Standard Edition per Nintendo Switch, ma anche nella bella retro edition con la scatola stile NES, appunto, in quanto gioco tipo 8-bit, e vi lascio il link di entrambi per poterli acquistare da Premium Edition. Il secondo gioco invece in uscita su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 si chiama Bot Gaiden ed è un bellissimo anche questo platform, ma è un misto tra un gioco alla Ninja Gaiden come tipologia di gioco, ma con ambientazioni e personaggi che ricordano tantissimo quelli di Mega Man X, molto colorati, tutti robotoni, anche il protagonista è un ninja ma è un ninja robot. Insomma, anche questo un bellissimo gioco in uscita nella versione standard su Nintendo Switch, ma anche nella versione Retro Edition con la scatola in stile Super Nintendo, sempre per Nintendo Switch, mentre su PlayStation 4 è disponibile la Steelbook Edition, così come anche su PlayStation 5 è disponibile la Steelbook Edition. Vi lascio il link di tutte le versioni, vi ricordo che Premium Edition è, così come Limited Run, una software house americana, quindi dovete pagare dogana e un bel po' di spese di spedizione. Poi passiamo a Funstock che finalmente apre i preordini per le bellissime mini console Hyper Megatech Super Pocket, sia nella versione Atari Edition con tutti i giochi delle vecchie console Atari, in particolare Atari 2006, Atari 7008 e anche giochi arcade, e anche del Hyper Megatech Super Pocket Technos Edition con tutti i giochi, mi pare che sono 12 giochi di Technos, tra i quali il bellissimo Double Dragon. E vi lascio sotto il link per poterli preordinare da Funstock, costano intorno ai 50-60 euro, quindi sono sicuramente dei pezzi da collezione. Purtroppo la versione speciale con la scatola stile Atari 2006 è finita, così come le versioni con le cover sono finite, ma trovate le versioni normali tranquillamente sul sito di Funstock. Poi passiamo a Skybound che ci porta una versione da collezione per PC di un gioco in uscita proprio adesso. Il gioco si chiama Frostpunk 2, è un bellissimo gioco strategico in cui dovrete costruire la vostra città in ambienti, diciamo, molto freddi, dovrete quindi stare attenti anche a trasportare il calore in giro per la città. Bellissimo gioco, già il primo capitolo era molto bello, questo è ancora meglio, il primo uscì anche su console, questo non so se
In futuro uscirà anche la versione console, per il momento è disponibile su PC e da Skybound si può acquistare la Special Edition che contiene il gioco in versione digitale all'interno, ma c'è una bella scatola con tanti bellissimi contenuti, si può acquistare solo dal sito di Skybound e vi lascio il link per poterlo ordinare. Finiamo questa puntata parlando di Perp Games perché ci annuncia 4 giochi per PlayStation 5 in arrivo in versione fisica. Il primo è Black Fate Forsaken, bellissimo action RPG in stile Dark Souls con ambientazioni molto simili a quelle di Dark Souls, anche i personaggi e i nemici sono molto simili. Speriamo che il gioco sia altrettanto bello proprio come Dark Souls. Il gioco arriverà il 13 di settembre e anche di questo uscirà una versione fisica che si potrà acquistare sul sito di Perp Games, ma i giochi di Perp Games si possono comprare anche in tutti i negozi. Il secondo gioco annunciato si chiama Pneumata. Si tratta di un survival horror in prima persona in stile gli ultimi capitoli di Resident Evil, pieno zeppo di nemici. Questo arriverà tra poco, il 20 di agosto, e anche questo si potrà ordinare sia dal sito di Perp Games che su praticamente tutti i siti. Poi hanno annunciato Evo Tinction, che anche questo è un survival abbastanza horror, però con ambientazione futuristica. Dovrete cercare di sopravvivere all'interno di questa base spaziale. Anche questo gioco molto interessante, arriverà il 13 di settembre. E ultimo gioco, arriverà un bel po' più in là, arriverà il 1 di novembre, si chiama Wanderer The Fragments of Fate ed è una bellissima avventura, anche questa in prima persona. Dovrete vivere la vita di diversi personaggi in diverse epoche, anche questo è un bellissimo gioco. Questo arriverà il 1 di novembre, anche questo arriverà in versione fisica. E con questo ragazzi è tutto con questa puntata, chi non l'ha vista andatevi a vedere la puntata degli ultimi arrivi e ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata del TG Games Limited. Alla prossima, ciao ciao! Ludi è un bellissimo gioco ragazzi, sono contento che l'hanno riportato anche qui. È un bellissimo, si chiama Lil Guardswarm, vaffanculo. Firework Thrower Kantaros 53 Stations of the Firework Kantaros 5 fiffanculizzati. E che cazzo è? Si tratta che ricordano tantissimi quelli che ricordano tantissimo quelli di ma che cazzo è? E anche questo non so che cazzo è. Dovrete e che cazzo. Poi hanno annunciato Evo Tonction, che cazzo? Evo Tonction.